Ciao, buonasera a tutti. Partiamo con la diretta di questa sera. Come già anticipato nei post che sono usciti durante la settimana, parliamo di ecografie in gravidanza. È un argomento un po' pieno, no? Nel senso che, vabbè, non durerà tantissimo come diretta, quindi vi lascio tranquilli dopo poco, non 30 minuti come le altre volte, perché è un pochino più corta. Però questo per dire che comunque è un argomento di cui si parla molto, fanno male, non fanno male, quali devo fare, quali non devo fare, quindi così almeno cerchiamo di capire un attimino come funziona, che cosa mi passa al sistema sanitario, che cosa invece non mi passa al sistema sanitario, quindi da capire un attimino. Allora, le ecografie attualmente consigliate dal sistema. Intanto cos'è l'ecografia? Premessa, faccio una premessa. L'ecografia è una tecnica che in buona sostanza con gli ultrasuoni che vengono riflessi in maniera diversa in base ai tessuti che stiamo guardando, quindi l'osso lo vedrò in un modo, la vescica la vedrò in un modo, il liquido lo vedrò in un altro. In sostanza vengono riflessi e poi rimandati indietro, quindi è una tecnica un po' particolare. Non sto a spiegarvi il dettaglio che tanto chi se ne frega fondamentalmente, però ci permette di vedere gli organi interni, ok? In buona sostanza, sia i nostri che ovviamente quelli del feto, in questo caso dell'embrione, in base al periodo della gravidanza in cui li facciamo. Tornando a noi, le ecografie consigliate attualmente dal sistema sanitario da eseguire durante la gravidanza sono due. Fino a qualche annetto fa erano tre. Qualche annetto fa, vuol dire 2015, siamo all'inizio 2016, adesso non mi ricordo bene, però erano tre. Allora, l'ecografia di datazione, adesso spiego bene che cosa va a cercare, comunque da eseguire entro la dodicesima, tredicesima settimana. L'ecografia morfologica, che è un'ecografia importantissima, serve proprio per andare a valutare tutta la morfologia, vediamo bene nel dettaglio, tutta la morfologia del bambino, del feto in questo caso, che viene eseguita, consigliato eseguirla tra le 19 e le 21 settimane di gravidanza. Quella che c'era tempo fa si chiamava ecografia di accrescimento, andava eseguita tra le 30 e le 32 settimane, sempre passata dal sistema sanitario, dico io, ed era inserita tra quelle routinarie. Quindi, oltre a queste due, la datazione e la morfologica, che sono quelle che attualmente il sistema sanitario ci passa, era prevista anche un'ecografia tra 30 e 32 settimane per valutare l'accrescimento. In realtà hanno deciso che questa ecografia non è necessaria. Perché? Perché comunque i controlli, se la morfologia. Allora, non è necessario se la morfologica è a posto, ok? Perché sennò ovviamente scatta tutto un iter di gestione della gravidanza a rischio un pochettino diverso. Io parlo di normalità, quindi se la morfologica è a posto non è consigliata. Se invece la morfologica dovesse avere una qualche alterazione, una qualche problematica piuttosto che, allora lì ovviamente è il medico che decide come gestirsi, ok? Quindi medico, perché ALBA lì non c'entra più, nel senso che parlando di normalità, ok, come il post che ho pubblicato questa settimana, la gravidanza posso gestirla in completa autonomia se è normale, quindi se è fisiologica. Ovvio che se già subentrasse la patologia, allora ovviamente ho bisogno, voi avete bisogno, intanto io, del medico, ok? Perché il medico si occupa del quando qualcosa non va, in quanto medico. Ok, quindi se è tutto normale invece ALBA. Allora, dicevamo, l'ecografia, l'ultima, quella che si faceva tra le 30 e le 32 settimane di accrescimento, non è più stata proposta dal Sistema Sanitario Nazionale perché? Perché non è ritenuta necessaria, in quanto facendo i controlli mensili, che comunque sono consigliati dalle linee guida, quindi facciamo la visita con l'ostetrica tutti i mesi dove andiamo a vedere il peso, la crescita dell'addome, quindi la valutazione della sinfisi fondo, anche lì avevo fatto un post qualche giorno fa, dove spiegavo fondamentalmente cos'era. Va a valutare l'accrescimento dell'utero, quindi quanto cresce in buona sostanza, ma non solo dell'utero, anche del bambino, perché quest'utero cresce perché ci sta crescendo un bambino dentro, ok? Quindi è tutto ovviamente collegato. Si ascolta il battito, si misura la pressione, ci si pesa, si controllano e si prescrivono gli esami per la volta successiva. Quindi in queste visite, comunque si valuta già il benessere del bambino, ok? Quindi fare un'ecografia in più per il sistema sanitario, oltre che essere dispendioso,
non è necessario, sono sufficienti i controlli, se è tutto a posto, sono sufficienti i controlli previsti mensilmente. Tornando a noi, ripartiamo da capo. La prima ecografia che si fa, in realtà poi farò una parentesi, perché c'è un'altra ecografia che viene fatta, ma non rientra tra le ecografie. È un test di screening, adesso comunque ci capiamo. Prevede la traslucenza locale, che comunque è sempre un esame ecografico, cioè voi lo percepite come ecografia, ma in realtà non è solo quello. Tornando a noi, primo trimestre, quindi entro le 12 settimane, non prima delle 6, quindi io tante volte, Alba, test positivo, quando vengo? Vengo domani. No, no, perché non si vede un tubo, nel senso che l'ecografia andrebbe eseguita non prima della sesta, settima settimana, perché prima di questo momento non si vede assolutamente niente, l'embrione ancora si deve formare, metti che poi sei in ritardo con il ciclo, con l'ovulazione, hai concepito dopo, insomma, generalmente si fa in quella fase lì proprio per avere la certezza, arriva là, insomma, la certezza poi, soprattutto nelle donne irregolari, non è proprio così scontata. Però si fa in quel periodo lì perché tendenzialmente l'embrione già lo si vede. Farla prima, spesso e volentieri, porta poi a doverne fare un'altra dopo un paio di settimane, perché comunque significa che, cioè, dalla serie, io ho visto la camera ovulare, quindi la cameretta dell'embrione, ma non se l'embrione. Io fino a quando non lo vedo non sono tranquilla, ma non solo io in generale. Ok, quindi tra generalmente si fa, come dicevo, la prima dalla settima anche ottava in poi, entro la dodicesima. Questa ecografia è importante perché comunque si va a valutare, oltre che la presenza del feto, cioè dell'embrione, pardon, quanti sono, perché quello non è da poco. Ovviamente dove si è impiantata la camera ovulare, insomma, che la gravidanza stia procedendo bene. Si valuta la lunghezzina, quindi un attimino quanto è lungo l'embrione, per valutare che corrisponda alla settimana di gravidanza che mi viene data con l'ultima mestruazione. Può capitare, spesso e volentieri nelle donne irregolari questo succede, che non coincidano. Quindi io arrivo qui bella fresca e dico ok, perfetto, in base alla mia ultima mestruazione da rotella, che è questa, la rotella, in base a questa è standard della serie che è fatta per le donne con ciclo regolare, ok? Da rotella sono a 8 settimane, perfetto, faccio l'ecografia, non è vero, ok? Posso essere più avanti, posso essere più indietro. Questa ecografia è importante perché ci permette proprio di capire a che punto siamo, per valutare poi successivamente come va l'andamento della crescita, insomma, come sta andando. Più o meno nello stesso periodo si fa quel test di screening che vi dicevo prima. Adesso noi a Regione Piemonte, almeno su Vercelli, ma anche Novara, insomma la zona dove lavoro io, dove mando io a eseguire in ospedale, si lavora così. Si fa l'ecografia di datazione, che è quella che abbiamo appena visto assieme. Ah, si vede anche il battito in quell'ecografia lì. Non si sente, perché non si sente mai il battito prima della decima settimana, perché si è visto che il Doppler non fa bene allo sviluppo del cuore, quindi sarebbe meglio non sentirlo. Non fissatevi che volete sentirlo, perché non va bene. Sarebbe meglio evitarlo. Dopo la decima va benone, ma prima sarebbe meglio. Nello stesso periodo si propone a tutte le gravide, tutte, cioè nessuna esclusa, proprio tutte le donne viene proposto, questo test di screening che prevede la misurazione della traslucenza locale. Sta traslucenza locale che cos'è in buona sostanza? Quando lo dicono mi guardate così mi dirò, oddio che è sta roba, nulla di strano, è praticamente, lo faccio vedere, tanto ho tirato fuori quelle che ho fatto io fino ad ora, così almeno vi faccio vedere un attimino, dove sta? Il mio B-test. Ok, cos'è la... non c'ho la foto, vabbè, non so dove l'ho messa, non sto tirando fuori, non ve lo spiego a parole. In buona sostanza, perché sono molto disordinata, siccome gravida, il B-test, o test combinato, è un esame di screening che viene proposto, come dicevo, a tutte le gravide, si esegue tra le 11 e le 13 settimane. Cosa andiamo a valutare? Ecograficamente, questa roba che vi dicevo, la traslucenza locale, che è praticamente la presenza, cioè
dietro il cranio, una sostanza dell'embrioncino, c'è una piccola raccolta, uno spessore, viene misurato quello spessore, ok, che deve stare entro certi range. Assieme a quell'ecografia della quale viene dato subito il referto, quindi voi qua appena la fate ce l'avete già in mano, viene eseguito un prelievo che va a valutare fondamentalmente due cose, ma questo non lo posso far vedere perché ce l'ho, però ho perso l'immagine e non so dove è finita. Comunque, il livello di beta HCG libera, che è diversa dalla beta che si dosa con i test di gravidanza, non è la stessa roba, e il livello di proteina, non sono al contrario, il livello di questa pappa che vedete lì, è la proteina plasmatica placentare, sono sostanzialmente degli ormoni che vengono prodotti dall'embrione della placenta e vengono dosati ovviamente sul sangue, quindi si fa un prelievo di sangue, generalmente dipende dalle ASL, questo esito arriva dopo circa una decina di giorni da quando è stato eseguito. Si fa in questa fase perché? Perché i limiti legalmente fissati per l'interruzione volontaria di gravidanza sono le 12 settimane. Ovvio che con questo test spesso si sfora molto, proprio per il tempo che ci mettono gli esiti degli esami del sangue ad arrivare. Quindi è stata fissata lì per questo, ma anche perché è il periodo in cui la traslucenza si misura meglio. A che cosa serve questo esame? Si fa per valutare il rischio di sindrome di Down e della trisomia 18 fondamentalmente, perché si è visto che questo spessorino in più le alterazioni di questi due esami che vengono eseguiti a livello ematico possono essere indicative non solo di sindrome di Down, prevalentemente di sindrome di Down, ma anche in realtà di altre malformazioni che quelle poi vengono indagate un pochino più avanti. Viene fatto una stima, quindi questo test, in quanto test di screening, non è un test che ci dice guarda che è così al 100%, non ce l'ha, no. Le ostetriche quando consegnano l'esito lo spiegano, l'ha spiegato anche a me, guarda che bla 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 bla. Allora, in buona sostanza viene dato un rischio. Ok, un rischio di, allora io in questo caso, adesso la faccio della privacy però tanto è la mia, ho un rischio di 1 su 3600 a termine. Come si calcola questo rischio? Si guarda il rischio che c'è in base alla sola età materna, quindi la mia età, che in questo caso sono 30 quest'anno, ovviamente più è alta l'età materna, più aumenta il rischio legato solo all'età materna, perché sappiamo tutti perfettamente che più vecchi siamo, detta volgarmente, e più abbiamo un rischio di sindrome di Down aumentato. Ok? Quindi il rischio dell'età materna, la traslucenza nucale, questo prelievo che viene fatto, tutto assieme ci dà questa stima del rischio che avete visto su di me, che in linea di massima deve essere superiore e non di poco, ok? Quindi come valore, io per esempio sull'età materna ho 1 su 250, il mio esito è 1 su 3600, quindi è un rischio in realtà molto, molto, molto più inferiore rispetto a quello che è solo dell'età materna. Questo vuol dire che il test è negativo. Il test è negativo non vuol dire, come dicevo prima, che lo sia al 100%, ha un'affidabilità, il test combinato tra l'85, arriva anche al 90%, dipende anche dall'operatore che lo esegue, però è importantissimo, ok? Quindi è un esame che va eseguito. Come dicevo, non si ha la certezza assoluta perché gli unici esami che danno la certezza assoluta sono la amniocentesi e la videocentesi, quindi il prelievo diretto con l'analisi diretta dei cromosomi che io tiro fuori da lì. Ok? Quindi questi sono gli unici test diagnostici che ci danno una certezza del 100%. Gli altri non lo sono. Volevo dire un'altra cosa, non mi ricordo più, vabbè, fa niente. Comunque, ecco, questo volevo dire. Allora, tendenzialmente, almeno qui in Regione Piemonte, avevo iniziato prima a dirlo, però non l'ho detto, l'ecografia di datazione, quindi quella per vedere se l'embrione c'è, sta crescendo giusto in base alle settimane di gravidanza, e questa di screening si fanno insieme. Quindi voi la percepite come un'unica ecografia. Ok, la traslucenza in realtà, come dicevo, è un esame ecografico, ma viene fatto per un altro scopo. Quindi differenza tra le due cose.
L'altra ecografia che viene proposta, e ho anche quella, ce la faccio vedere anche quella, attenzione, è l'ecografia morfologica. Ne ho, l'ho accennato prima, è un'ecografia che viene, è un'ecografia che viene eseguita tra le 19 e le 21 settimane di gravidanza, essenziale perché è un'ecografia importante, forse secondo me la più importante da eseguire durante la gravidanza, che ci permette di valutare in toto il bambino, se ci sono delle malformazioni sia a livello di organi interni che di morfologia esterna. Si va a valutare praticamente tutta quella che è l'anatomia fetale, ovviamente quella indagabile ecograficamente, ovviamente ci sono dei limiti legati anche a come è messo il bambino, infatti tante volte le morfologiche durano le ore, che dice oddio, non si gira, devo mangiare una roba, devo bere la Coca-Cola di prima mattina perché gli serve qualcosa di dolce per farlo muovere. Quindi anche la posizione del bambino deve essere favorevole a un esame di questo tipo, ci sono un po' dei limiti. Però è essenziale. In buona sostanza si va a valutare, come dicevo, tutta la morfologia, ok? Quindi e il cervello, e il cuore, e la cisterna magna, e se il cuore lavora bene, le camere sono giuste, quindi due atri, due ventricoli, come comunicano, soprattutto bene, e la vescica, lo stomaco, quindi la bolla gastrica. Ovviamente si va a valutare tutta la morfologia del cervello, non solo il fatto che c'è, ok? Quindi si vanno a valutare diverse cose, la presenza del cervelletto. Se la posizione è favorevole si valuta anche il labbro per escludere ovviamente la presenza della labio palato schisi, termine tecnico, labbro leporino, termine informale. E così, come dicevo, anche gli arti, ok? Mani visualizzate, piedi visualizzati, cioè insomma si cerca di vedere quanto più mi è possibile per stabilire che quel bambino è a posto e che non ha delle malformazioni, ok? Come dicevo, un esame che può durare le calende greche, tanto è vero che quando ve lo prenoto mi dice signora non prende impegni per dopo perché può durare un sacco di tempo. Vi faccio vedere il mio. La trovo, ok, eccola qua. Vabbè, ovviamente si misurano anche tutti i diametri, quindi i diametri della testa, i diametri dell'addome, insomma si vanno a misurare la lunghezza del femore, la lunghezza dell'omero, cioè tutto quello che è indagabile. Il funicolo, la placenta, insomma, tu la queste sono le immaginine. Generalmente vengono fornite 50.000 immagini con la morfologica, perché giustamente, insomma, bisogna, essendo l'esame di secondo livello diagnostico, bisogna rilasciare tutto. Dunque, l'altra parte che interessa a voi è che io quando vi dico, ragazzi, mandami l'esito della morfologica su WhatsApp, questa parte ve la ascoltate sempre. Allora, questa, legata all'anatomia della serie, com'è il cranio, com'è l'encefalo, ok? Quindi vedete proprio che c'è quello scritto, visualizzato normale, visualizzato normale, visualizzato normale. C'è poi l'esito sotto dove viene scritto in base alle linee guida, viene eseguito in base alle linee guida attuali dell'esame, e se è a posto o meno. Se questo esame, come dicevamo prima, è a posto o meno, cioè se è a posto, in teoria per il sistema sanitario le ecografie sono finite. Se non è a posto, ovviamente scattano dei controlli che non sono più di routine, ok? Allora, altra cosa, quando la gravidanza è normale, come dicevamo prima, tutte le mamme sono soggette o comunque dovrebbero eseguire un controllo mensile. Controllo mensile che io ve lo dico, allora non prevederebbe giusto l'ecografia, nel senso che l'ecografia di per sé non è necessaria tutti i mesi, ok? Quindi ecografie di questo genere non sono necessarie tutti i mesi, ma basterebbero le cose di cui vi ho parlato prima, quindi la misurazione sintesi fondo, l'auscultazione del battito e fondamentalmente va bene così. Questo per valutare il benessere fetale. Il battito ovviamente si ascolta un pochino più a lungo che non i 30 secondi canonici che vi fa vedere il ginecologo, tu si batte bene, ok, ciao. No, si ascolta un pochettino più tempo. Ovviamente anche la palpazione addominale, cioè ci sono tutte tante cose che noi facciamo durante la visita che insomma sono importanti per valutare l'accrescimento. L'ecografia da sola
senza questa parte qui, in realtà sì, ha valenza per la carità del cielo, ma andrebbe integrata con queste cose. Quindi è vero che non è necessaria tutti i mesi, ma la visita invece lo è, ok? Che poi il professionista in questione, io, Alba, abbia l'ecografo e quindi possa eseguire le ecografie office, se la mamma vuole vederlo, è un altro discorso, ok? Cioè, in teoria non andrebbe fatta tutti i mesi. Non perché ci sia una qualche controindicazione, in realtà adesso le stiamo studiando un pochettino di più, ci sono diversi studi in corso, quelli eseguiti fino ad ora comunque ci dimostrano che non sono assolutamente né teratogene né possono causare problemi al bambino fondamentalmente, quindi insomma sono sicure come esami. Però come dicevo, se l'Alba, in questo caso io, il battito, anziché fartelo ascoltare col Doppler, vuole fartelo ascoltare con l'ecografo, perché lo vuol vedere, giustamente si è più tranquilla, ma perché no? Ok? Solo che ovviamente, come dicevo, c'è una differenza. La visita prevede anche delle cose che l'ecografia da sola non fa. Ok? No, fondamentalmente l'abbiamo detta tutta. Come dicevo prima, si faceva anche questa ecografia tra le 30 e le 32 settimane, che è un'ecografia dove si valutava l'accrescimento. Quindi si valutava i flussi del cordone ombelicale, se andava bene o meno, si facevano tutte le misurazioni, non come quelle della morfologica, un pochino meno approfondite, ma misurazioni tipo la circonferenza addominale, quella della testa, il fegato, insomma, per vedere se la crescita corrispondeva più o meno alle settimane di gravidanza, va tutto bene, tolta. Quindi il sistema sanitario in realtà non la offre più. Io, Alba, quindi parere mio personale, ritengo che sia un'ecografia invece necessaria, ma non perché, per le mamme, ok? Non perché la visita da sola non sia sufficiente, ma perché spesso e volentieri queste mamme sono felici di vedere questi bambini, ok? Quindi farglielo vedere una volta in più e serve per tranquillizzarle, insomma, per far vivere la gravidanza un pochino più serenamente. Allora, questo è quello che di routine è previsto, come dicevo, dal Sistema Sanitario Nazionale. Poi ogni professionista, che sia io, che sia il ginecologo, che sia la mia collega, sia piuttosto che avrà delle colleghe che si arrabbiano perché ho detto che faccio le ecografie, ma non mi interessa. come dicevo, ognuno le gravidanze le segue a modo suo, ovviamente ci sono delle cose che vanno fatte, quindi la visita, e delle cose che si possono anche non fare, ok? Altre cose no, ovviamente, come dicevo, gli esami che vengono eseguiti, quindi anche queste ecografie qua, spesso e volentieri non vengono discusse con chi te la esegue, ok? Vado a fare la morfologica, va bene, faccio esperienza personale, poi che io le capisca, tanto di guadagnato per me. Vado a fare la morfologica, sì, ta 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 ta, ta. Stampo, ciao, arrivederci, ok? Sarebbe il caso, e io comunque lo faccio, perché poi ovviamente io me le faccio mandare, come avete già sentito prima, e le mie ragazze che vengono da me lo sanno, mi faccio mandare, o comunque vengono qui e le vediamo insieme, e comunque viene discusso l'esito, ok? Cioè, tu non puoi fare un'ecografia sbollinare l'esito e dirsi ciao, bye. È vero che tutte, bene o male, abbiamo un professionista di riferimento, però insomma è giusto anche discutere i risultati con le donne. Allora, la prossima settimana, io ho finito, sono stata veloce, non è vero, meno male sono lì. La prossima settimana parlerò di menopausa, vedremo quelli che sono i disturbi più comuni, come gestirli senza farmaci, ovviamente, quindi nella normalità cosa ci succede, quali sono i comportamenti di andare ad adattare per poter fronteggiare al meglio i cambiamenti della menopausa, perché non sono da poco, sono dei cambiamenti abbastanza importanti, a cui ovviamente molte donne reagiscono in un modo, tante altre in un altro, a volte soggettivo, a volte non lo è, insomma, quindi li vediamo poi bene assieme la prossima volta. Penso che l'ora sia sempre più o meno la stessa, perché io visito fino alle 6, 6:30 in linea di massima, quindi l'orario tendenzialmente sarà lo stesso, ma comunque ve lo comunicherò durante la settimana, ok? Quindi mi verrà detto, però penso sempre 6:15, 6:30, giù di lì, cioè tendenzialmente l'orario è quello là. Vi ringrazio per avermi seguita, se avete altre domande
Io sono sempre reperibile, lo sapete bene, su WhatsApp, qui in privato, su Facebook, insomma per qualsiasi altra cosa che ci sono. Grazie a tutti e buona serata.